Guarda qui! Bentornati ragazzi, siamo in questo nuovo video su The Crew 2. Finalmente il sogno è diventato realtà. La macchina che ho sempre voluto, finalmente l'ho comprata. BMW M8 Coupé. Cattiva al punto giusto, come preferisco sempre io. Infatti abbiamo fari in tinta gialla, rifiniture rosse, completamente nera, finestrini neri, cerchi neri. Cattiva ragazzi, proprio come piace a me. Comunque guardate qua ragazzi, BMW M8 Coupé, una delle mie macchine preferite. Finalmente qui, comprata con tutti i pezzi. E poi vabbè, questa qua è una specie di livrea. Vabbè, no, sì, è una specie di livrea perché comprende anche il vetro nero, vedete? Tinta nera, quindi sì. M Performance. Ragazzi, andiamo subito a testarla, non vedo l'ora. Vi giuro, la stavo aspettando da tantissimo tempo, finalmente ce l'abbiamo. Compratela, ragazzi, che aspettate? Dovete comprare sta macchina a tutti i costi. Merita. Non il clacson, perché è sempre quello, il cane. Però guardate qua. Viaggia. Comunque dai, come sempre ragazzi, appuntamento fisso con The Crew, facciamo le gare. No, la neve. Ma dai, va bene. Ecco gli interni. Ma adesso li levo ragazzi, perché qua con la neve non sono proprio abituato io, eh. Vabbè, comunque ci sta, no? Siamo in inverno. Da qualche parte qua in Italia sta nevicando, quindi boh, siamo a tema natalizio. Bella, bella. Io ragazzi sarò troppo ripetitivo, mi dovete scusare, però come fa? Io lo devo dire sempre. Bella, pure innevata questa macchina qui. Mi piace da morire. E vinceremo questa gara su asse, non me ne frega. Guarda che curve che si fa. Si guida veramente una meraviglia. Sarà che comunque è bassa e lunga. È una macchina abbastanza grande questa, ragazzi. Soprattutto nella realtà sarà almeno più di 5 metri sicuro. Io di solito queste curve che state vedendo con altre macchine o moto le sbaglio sempre. Finisco sempre sui guardrail. Invece con questa no. Faccio poca fatica a girare. Tipo qui freno tranquillo, me ne esco col NOS e vado, senza paura. Comunque dai ragazzi, cerchiamo di arrivare pure qua a 1000 like. Lo sapete, a me i like neanche mi interessano, però fatemi capire che volete dei crew, perché io voglio portarlo, ok? Però dai, un po' di supporto anche qui, non solo su GTA. Vai! Oh, ci stanno ancora dietro questi, eh. Mi fido di te, BMW M8. È dal 2018 che ti aspetto. Vabbè, nel 2018 neanche c'era sta macchina qua. Però diciamo che aspettavo un modello di questo tipo, di BMW. Vabbè, io sta macchina qua, e quando la vedo, ragazzi, nella realtà, mai. Questa costa tantissimi soldi. Penso un 80, 90.000, un 100.000 euro di costa. Dai, dai, non potete superarmi alla fine, veramente disinstallo, eh. Se mi superate alla fine. Guarda quello come sta incazzato, ragazzi. 97%, amico mio.
Oh, mo sì, dovevo vincere io, porca miseria. Bene. Ok, perfetto ragazzi. Dai, che qua è proprio un road to Icona 1000, perché ci voglio arrivare a Icona 1000. Poi come vedete sto mettendo anche dei soldi da parte. Ci prenderemo sicuramente una macchina, un hypercar. E stavolta ragazzi una Pagani. Non ne ho tante di Pagani e le compreremo in questi giorni. Non lo so, direi basta così ragazzi, non voglio... diciamo non voglio esagerare con le gare perché poi potrebbe annoiarvi. Poi mi fate sapere voi se volete che faccia 3-4 gare. Comunque prima di staccare facciamoci un test. Dove? Salt Lake City, quindi se volete fare i test venite qua, ok? Salt Lake City. Qui fate raggiungi. E qua come vedete ragazzi ci avete proprio tutto un rettilineo di autostrada. Dove possiamo andare? Ce ne possiamo andare tutto di qua. Ma sì, vai, fermiamoci qua. Boom. Ok, perfetto. Quindi se volete testare le macchine venite qui. Ma qua devo fare inversione in qualche modo. Vediamo un attimo. Allora vai, facciamo la partenza senza NOS. Non è per niente male ragazzi, 350, 360, ma forse anche 380 se avete tutti i pezzi gialli, e non è per niente male. Per me pure questa voto 10, assolutamente. Andiamo un attimo così, abbassiamo tutto. Bello anche così. E poi abito azzeccatissimo ragazzi, per questo tipo di macchina abbiamo scelto l'abito elegante adatto per poterla guidare. Meglio così, perché normalmente io indosso sempre in gioco qua il jeans e la giacca di pelle da motociclista, che non ci azzeccava proprio in questa macchina. Vai, rumore qua sotto, NOS. Oh, 367. Eh. 375. No, allora ragazzi, mi sbagliavo. Se avete tutti i pezzi gialli, i 400 passa li supera, sicuro. Guarda qui! Mannaggia ragazzi, porca miseria per queste curve strette. Vi giuro, penso che lo state vedendo pure voi. Ma un 400 me li faceva pure a me, che non ho tutti i pezzi gialli, di sicuro. Però peccato per quelle curve strette, come fai? Come fai a non frenare? Eccola, 390, poi mi tocca frenare qui. Vedete come fai? Se non freno succede questo. Però ragazzi, 400 li prendeva al 100%. Comunque, io finisco qua questo video. Fatemi sapere cosa ne pensate e ci sentiamo al prossimo. Ciao ragazzi.
bella, troppo bella, ragazzi. Se volete regalarmi una macchina così, nella realtà, io vi regalo il canale, ok? Ve lo regalo. Ciao ragazzi.